Nuti, e vi ringrazio per essere qui al concerto di Ologramma, il gruppo corale strumentale. Prima di iniziare, ci sono due premi, due omaggi che vogliamo dare a Ologramma. Il primo è da parte di Chocolat e dell'Officina del Cioccolato di Paola Grandazzi, che quando ha saputo del concerto ha voluto creare per l'occasione dei cioccolatini fatti a forma di note musicali e per i ragazzi, e c'è un sacchettino per ciascun bambino ragazzo, e c'è un sacchetto invece tutto dedicato a te, Roberta. Sì, che non sapevo nemmeno io. Questo è per te, se lo vuoi aprire. E questi sono i cioccolatini che sono stati fatti per tutti voi ragazzi. Nei tre tipi di cioccolato ci sono le chiavi di violino e le note musicali. Adesso li ho solo fatti vedere, ve li appoggio dopo all'ombra e sono tutti per voi, non li porto via, giuro. E poi c'è un altro premio, grazie. Sì, questa è una scultura in 3D fatta da un artista che produce macchine che fanno il cioccolato. Questo è per voi, Rodrammini, e ha voluto dedicargli questa scultura con una menzione bellissima. Vi leggo la menzione e dopo vi lascio allo spettacolo. Per aver reso la musica e il canto potenti strumenti di solidarietà e inclusione, restituendo a ognuno la dignità che deriva dal riconoscimento del proprio valore di persona. Per aver elargito le sue amorevoli note nella speranza che giungessero al cuore di tutti e lì dessero frutti. Come il cuore formato dalle note di questa scultura. Ologramma, meraviglioso Chocolat, Modena, Piazza Grande. Grazie a tutti e buon concerto. Grazie. Vogliamo ringraziare anche la Silvia. Silvia, perché anche per te abbiamo preparato un regalo. Per Silvia Rossi e Stefano Pizzari abbiamo consegnato questo attestato come amici di Ologramma. Grazie. È già arrivato Rigo Righetti? Vediamo. Ovviamente l'attestato è anche per te, che generosamente unisce a noi. Thank you.
cioccolato è come un abbraccio, si scioglie lentamente, avvolgendo dolcemente l'anima. Thank you.
non ti preoccupare se a volte nella vita si chiude una porta. Puoi sempre rimediare aprendo un vasetto di cioccolato. Sento il profumo della cioccolata calda e quelle conchiglie di cioccolata che si sciolgono e che, Dio mi perdoni, si sciolgono così lentamente sulla lingua e ti riempiono di piacere. After all, don't put the blame on me. Don't put the blame.
why you feel that you stayed alive. For forgiveness for making you cry. Il mare, tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, il bene di una donna che ama proprio te, l'abbraccio di un amico, una tazza di cioccolato, meraviglioso. Oh,
stato il male. We'll be right back.
uomini sono come il cioccolato. All'inizio sono tutti dolcissimi, ma poi salta sempre fuori un retrogusto amaro. Oh,
forse qualcuno di voi lo sa già. Dagli scavi archeologici effettuati in questa zona si è scoperto che un tempo, tanto tempo fa, qui esisteva un insediamento umano dal nome Cioccomutina o Cioccomutina, non sappiamo bene come venisse pronunciato. La morfologia del terreno presentava i forti dislivelli, tant'è che il paese era come diviso in due, Cioccomutina di sopra e Cioccomutina di sotto. Quella di sopra aveva le sembianze di un enorme ciocco, da qui il nome della città. I rapporti erano ottimi, anche se gli scambi tra le due cioccomutine soffrivano di quell'unico collegamento costituito da un varco così stretto che ci poteva passare una sola persona magra alla volta, procedendo di fianco e cercando di farsi ancora più smilza. Ciò che sorprendeva gli abitanti delle due città quando facevano visita all'altra era che nella cioccomutina di sotto erano tutti sempre sorridenti e gioiosi, mentre nella cioccomutina di sopra erano tristi e malinconici. Dopo lunghi approfonditi studi, gli esperti formularono le loro conclusioni. Il buon umore degli abitanti di sotto derivava da una sostanza di cui solo loro si cibavano. Scaturiva dal sottosuolo in forma liquida, con un colore scuro e un sapore dolce e inimitabile. Purtroppo non c'era modo di portare con sé quel nettare attraverso il passaggio stretto per farlo così arrivare agli abitanti di sopra. Altri esperti allora si misero al lavoro e alla fine comunicarono le loro conclusioni. Bisognava costruire un ponte che scavalcasse quello stretto passaggio. Da allora si iniziò a parlare del ponte sullo stretto. Fortunatamente i reperti in nostro possesso ci consentono di ricostruire come andò a finire la storia, ma prima ascoltiamo un'altra canzone. Ti cammino per la strada senza un me, guardare per te. La donna che non ha più voce. Se ne ho fatto troppo, se ne ha già visto che cosa può crollare addosso. Se ne è stata punita per ogni sua distrazione e debolezza, ogni cambio la carezza, per non sentire l'amarezza. Senti che bello. Senti cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Mai guarda la gente con aria indifferente. Da 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 da
fuori piove, ehi, senti che bel rumore. Forse sarebbe proprio questo il senso del tuo vagare. E se davvero ti si deve sentire, alla fine un po' male. Di quel ponte sullo stretto, con tanto di progetti avveniristici per la sua realizzazione, ogni volta riponendo in essi mille speranze, ma poi intervenne l'imponderabile. Era il giorno della festa della castagna e tutti gli abitanti, quelli di sotto e quelli di sopra, si erano recati come da tradizione in un paese vicino per festeggiare. Una vera fortuna, perché un enorme meteorite si schiantò proprio al centro di Ciocco Mutina. L'impatto fu così violento che tutto il territorio divenne pianeggiante. Ciocco Mutina era irriconoscibile, né vi era più traccia di quell'enorme ciocco da cui la città prendeva il nome. Così gli abitanti, un po' malincuore, decisero di accorciare il nome in Mutina. Era scomparsa anche la fonte di quella scura e divina bevanda. Ne vennero però recuperati dei resti solidificati e dopo molti tentativi trovarono il modo di prepararla. In onore della vecchia città decisero di chiamarla Cioccolata. Ancora oggi, ogni anno, nel territorio in cui un tempo sorgeva Ciocco Mutina, viene ricordata la scoperta di quel nettare divino, celebrando una festa chiamata Cioccolà. Finito. Sometimes I feel that
Pietro. Qualche studioso ha detto che il cioccolato è un sostituto dell'amore, ma qualche goloso ritiene che sia l'amore a essere un sostituto quando la cioccolata è finita. Thank you.
Del Novecento, originario proprio di queste parti. Lasciate che cerchi il mio cuore, sarà forse in cima a un albero di mele, le mele che rubavo da bambino, è lì che lo troverò. O ai piedi di un grattacielo, calpestato da milioni di persone, in che misero stato deve essere. Forse schiacciato tra due pagine di un libro. Il mio cuore si è perduto in nuvole che assomigliano a principesse a cavallo. L'ebbrezza dei cieli più alti gli danno refrigerio e portano per lui dolci nomi di cioccolato. Turn it, run, it was
riso, non c'è il cioccolato, non ci voglio andare! Vi spostate.
questo, tanto.